Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Su questi vostri ex voti, con la preghiera di portarli anche durante la processione di questa sera. Ai portatori verrà consegnata una maglietta con l'effigie della Madonna, così diventa più ordinata la processione e diventa veramente una testimonianza di fede e di amore alla Madonna. Le cente, voi sapete, hanno una tradizione antichissima in questo luogo, è il segno dell'offerta. Di quell'elemento per il culto che permetteva la luce nella chiesa quando non c'era la luce elettrica. Ora vengono poi queste cere trasformate in cera liquida o lampada davanti alla Madonna. Comunque resta l'aggancio alla tradizione dei nostri padri e per questo insisto molto a che non venga a mancare questo segno così bello della devozione alla Madonna del Granato. Ricorda ancora che quest'anno è entrata, ho visto la prima volta una cenda pure da Crispi, ho avuto l'occasione per ricordare questo. Il prossimo 2 maggio sarà il primo centenario della solenne incoronazione della Madonna del Granato con corone d'oro che andarono fuse nell'incendio del 1918, questa è la verità. E allora nel 2000, voi lo sapete, con gli ori che mi avete dato, vi ho fatto le nuove corone d'oro che potete ammirare come setto di gloria alla Madonna. E per il prossimo anno, il 2 maggio 2012, per questa solenne ricorrenza, vorremmo offrire lo stellario alla Madonna, le stelle d'oro, con gli ori che mi avete dato. Quindi, ve lo dico in anticipo perché possiamo realizzare questo disegno come omaggio alla Madonna e per agganciarci a questa pagina storica
così bella di quelle che è avvenuta 100 anni fa. Ora nel nome della Madonna vi offro la benedizione del Signore. Per intercessione della sempre Vergine Maria, Madonna del Granato, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su questi vostri ex voto, sulle vostre famiglie, sul vostro lavoro e vi rimanga sempre. Amen. O Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno. Di capaccio
segno di attaccamento a questa antica immagine che fu fatta a Napoli al tempo della Porte d'Angiotta, artisti pisani, e la Madonna del Granato viene alle sue origini nella Bibbia, perché la Melagrana è il fondo della Bibbia, è il fondo di Abramo, il figlio degli ebrei, e gli ebrei l'hanno raffigurato nel Tempio di Gerusalemme. Basta leggere un po' di più la Bibbia, vediamo che importanza davano gli antichi ai ebrei a questo frutto che ancora oggi rappresentano nelle loro sinagoghe. Per noi significa, prima la Madonna ci mostra questo frutto, l'amore di Dio, che è un amore di Dio per il nostro popolo di Israele, da cui deriviamo nella fede. Poi c'è il significato prettamente cristiano. La Madonna è quella di questo verbo purissimo, la fonte stessa della grazia di Cristo, e questa fonte non è seccata, è fonte viva, che rimane sempre la benevolenza di Dio delle grazie, perché fa quindi tantissime grazie, attaccati alla fede e al benedire la Madonna che i nostri padri ci hanno trasmesso. Ora disponiamoci per l'ascolto della Santa Messa che verrà celebrata dal parroco di Scigliano, Don Luigi Guaglia. Per queste particolari intenzioni, ogni messa vale per tutti i defunti, il nominale particolare dei defunti fa riferimento a quell'intenzione presentata che in modo molto piccolo dedicato a
Dio del mare non è la dea energia, è Nettuno per noi romani, diciamo per i greci avevano, che appunto ci stanno i templi, qui ci stanno i templi al Dio di Nettuno. Perché fare questa confusione? Allora quando vengono poi i ragazzi e dicono, voi siete sì, la maestra, beh io vi dico adesso quest'altro, anche perché è assodato che il Tempio di Gerusalemme è stato costruito, lo sappiamo, da Salomone 500 anni prima che nascesse Pericle. Quindi gli ebrei nel tempio hanno raffigurato la mela grande, perché è il frutto della loro terra, della Persia. Ma allora così la nuova di pietra interessante è tutta e lui, anzi, mi diceva un missionario cappuccino che veniva dall'Etiopia, padre, la mela grana è il frutto della mela del paradiso. Perché quando si parla dell'Eden, l'Eden è in Persia e i persiani non conoscevano la nostra mela, non cresceva, conoscevano la mela grana. Allora questi sono riferimenti storici, culturali, mettiamoli in evidenza la volta del secolo. Mi sono toccato a mezzo, io volevo lasciare.
c'è stasera alle 6. Mezzogiorno non c'è più. Senti, ma stava bene. A che ora c'è stasera? Alle 6 e mezzo. Alle 6 e mezzo inizia. Alle 7 e mezzo c'è la processione. Ma dopo la processione? Signor, sa, io vengo dalla Svizzera, che ha detto, signor, ma in Svizzera vanno andare così. No, scusate, devo pensare. Qualcuno che lo prende, sì.
Sono qua, passa tu. Uno e tu. Avvicina per l'oro, l'agenda dell'oro. Poi l'agenda dell'oro. Prima di uscire devo incensare la statua. Quindi fermatevi fuori perché si deve.